La PM è ormai una realtà insediatasi stabilmente nel tessuto cittadino, sulla quale tantissimi macerati si contano. Per dare una risposta alle aspettative e agli obiettivi conseguiti, la PM ha steso il bilancio sociale 2012. Abbiamo fatto tanto sotto il profilo ambientale e sociale. Sotto il profilo sociale quello di mantenere i livelli occupazionali e cercando di incrementarli, sia direttamente che indirettamente, cioè anche trasferendo la maggior parte delle risorse, quindi dei beni che acquistiamo, nel territorio. Penso che quest'anno, nel 2013 o al massimo nel 2014, potremo dire che la totalità dei chilometri che percorriamo sono stati fatti con autobus a metano. Abbiamo continuato ad investire tanto nel settore idrico, aumentando la percentuale degli utenti che sono collegati alla fognatura e depurazione. Sicuramente è meglio costruire adesso e prevenire che dopo andare a intervenire, che alla fine spendiamo ancora anche molti più soldi di quelli che spendiamo in questo momento per fare delle infrastrutture fatte bene. I risultati ottenuti dal punto di vista ambientale e sociale stanno dando grandissima soddisfazione e molti sono i progetti futuri. Per gli investimenti proseguiremo nel 2014 con la realizzazione delle opere nel servizio idrico. Noi abbiamo da piano d'ambito una media di investimenti intorno ai 4 milioni di euro l'anno in strutture relative al servizio idrico, quindi penso reti idriche, fognarie, depurazione, centrali eccetera, e quindi l'obiettivo del 2014 è mantenere l'impegno assunto e quindi realizzare questi investimenti che sono stati già programmati.